Bella l'iniziativa del Napoli e bellissimo l'intervento di Enrico Fedele, eccolo qui il direttore. Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio, non possiamo fare quasi contro tutti. Quasi perché lei non si sente più uno contro tutti, eh? No, ma io non sono mai stato contro tutti. Va bene, lo cambieremo, ci metteremo quasi tra parentesi. Come si fa sui giornali a volte. 0816363663 per intervenire in diretta, c'è già Fabio al telefono con noi. Fabio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, vorrei rivolgere questa domanda, un suo pronostico sulla partita dell'Olimpico, perché quella di domani, almeno per quel che riguarda me, interessa molto poco. Va bene, grazie Fabio, grazie. Io credo che noi facciamo il risultato, non pieno forse, ma non usciremo a mani vuote. Ma il Napoli e il Milan, Napoli adesso ha 7 punti dall'Inter, 9 dalla Roma, 10 da Atalanta. Non serve. Voglio capire, sono già in fuga direttore? No, assolutamente no. Non posso, neanche una fughina. Perché sono state in discesa. Adesso viene, ieri proprio per questo a Telecomero nell'Infedele, abbiamo mostrato una slide con le 9 partite e con le altre 9. Queste 8 partite, la Roma non l'abbiamo calcolata, ne ha fatto 24 punti. Mi senti? Sì. Ora con la Roma io non si sa che succede. Le altre 9 abbiamo, le prossime 3, togli la Roma, le prossime 3 che sono delle partite non difficili, no? No. Bologna, Salernitana e non so forse. È Verona. Di Mare Verona. Poi viene il ciclo nelle quali noi andiamo. 2 volte a Milano, Lazio e Atalanta in casa, poi tra novembre e dicembre Lazio e Atalanta in casa e Inter e Milan fuori. Allora, attesa che fai 24-25 punti, nelle altre 9 partite tu devi fare un minimo tra 16 e 18 punti, sì, anche 20 magari. 20 sono tanti, lo so. Cioè, però c'è un fatto, di modo che tu potresti andare intorno a 46, 45, 44 che ti permettono di lottare fino alla fine. È tutto chiaro, direttore? No, non è chiaro nulla. Fammi aggiungere prima, prego, che rispondiamo. Prego. C'è un fatto positivo. Il fatto positivo è che noi possiamo anche permetterci qualche scivolone, perché abbiamo un tesoretto. Questa è la prima cosa che ci possiamo mangiare. Possiamo stare a sconfitta a Milano, però stai là. Ma c'è l'altro fatto positivo, che è il Milan e l'Inter e la Roma dovranno giocare il ritorno. Maradona. Io chiamo sempre San Paolo. È un'altra cosa, se il Napoli dovesse, diciamo così, mantenere, conservare questo distacco dalle varie squadre, dall'Inter 7 punti, dalla Roma 9 punti, significa che un pareggio, poiché non consente di allungare a quelle squadre, sarebbe un ottimo risultato, perché il Napoli manterrebbe, conserverebbe il distacco. Questa è la verità. Ho detto che potrebbe anche fare una scivolata. Certo. Scivolata significa il pareggio. Va bene, felici al telefono, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno direttore, sei sempre un grande. Buongiorno. Però voglio rispondere onestamente come fai tu. Dica. Domenica, sì. Io ho paura che paghiamo l'errore del solito Orsato. Che ne pensi? Ciao, ti voglio grazie. Bene. Anche allora, senza fare di... grazie Felice, senza fare dietrologia, direttore, però il calcio ci ha insegnato che in un modo o nell'altro una piccola compensazione quando c'è un errore marchiano c'è sempre. Non la facciamo la dietrologia, però è successo sempre, guarda, questo oggettivamente nel calcio. Orsato è stato intempestivo nella fischiata. Ha sbagliato anche ed il regolamento. È stato male interpretato nel discorso fatto nel sottopassaggio. No. Quando lui dice il calcio di rigore non prevede il vantaggio, voleva dire, a mio giudizio, io questo voleva, la domanda non gliel'hanno saputo. Oh, scusate, signor Orsato, noi sappiamo che il calcio di rigore che cosa vuol dire? Interruzione del gioco. Senti? Sì. Interruzione, quindi non c'è vantaggio. Se deve interrompere, solamente che in quel caso si aspetta un 5, 6, 10 secondi. Mi senti? Sì. Lui teneva il fischietto in bocca e ha fischiato subito, perché è uno che è immediato nella reazione. Poi faccio una domanda io agli altri: dando il calcio di rigore contro la Juve, ha aiutato la Juve o la Roma?
dando il calcio di rigore. Ma perché c'era il gol dopo, ha aiutato la Juve? No, il gol sarebbe stato annullato, perché io non sono d'accordo con quello che dice che la nuova regola del calcio con la mano non vale più il tocco involontario. Sì, il tocco involontario che non cambia la direzione della palla, ma il tocco involontario di Mkhitaryan ha messo in condizione la palla di cambiare direzione. Quindi, come vedi, va bene, 0816363663 per intervenire in diretta. Ogni anno la stucchevole discussione Europa League sì, Europa League no, in funzione del campionato. Qua mi sarete d'accordo. E puntualmente alla fine il Napoli resta con un pugno di mosche in mano. Giovedì bisogna vincere per dignità di squadra e dimostrazione di vera forza. Voglio capire se è d'accordo, direttore, lei con i 6-7 cambi che farà Spalletti domani sera. Nella maniera più assoluta, assolutamente no. Anzi, io non farei la stessa squadra domenica scorsa, perché noi abbiamo una partita importantissima. Da dentro o fuori, se il Napoli non vince non può arrivare più primo. Questa è la squadra che si trova là, non lo sa nemmeno. E quart'ultima, non possiamo correre il rischio. Dobbiamo fare quello che hanno sempre fatto le squadre. Un tempo con la squadra quasi titolare, con due o tre sostituzioni ci devono stare. E il nostro amico Lello da Quarto, che è un esperto tra i tifosi che ci scrivono sempre di arbitri: pessima designazione quella di Massa con Di Bello al VAR e Irrati quarto uomo, fanno correre i falli da dietro non ammonendo. Osimhen verrà espulso per proteste, mamma mia. Lello, ma no, gli arbitri, no, adesso c'è una serie di arbitri giovani. Di Bello a me piace, sì, no, sono esperti, però Di Bello i Massa, Irrati, non cominciamo a creare gli alibi, nessun alibi, però la Roma è in semicrisi perché non può perdere col Napoli, quindi la troveremo col coltello tra i denti. Ma la Roma è più scarsa, la troveremo col coltello tra i denti, anche l'ambiente non dovrebbe perdere, scusa. No, ho capito, però insomma ha già perso con la Juve in quel modo, ha perso con Olo, non può perdere con Napoli. Va bene, Tito al telefono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio dottor Fedele, voglio farvi una domanda. Prego. Allora, vorrei che lei abbinasse tre aggettivi a tre comportamenti che ha avuto il nostro mister Spalletti domenica contro il Torino. Sì. Il primo aggettivo che vorrei che abbinasse è il comportamento dell'applauso di quando Insigne ha sbagliato il rigore. Aggettivo, furbo. Fermati Tito, aggettivo. Furbo. Cioè, furbo, vai Tito. Furbo. Secondo aggettivo, quando Spalletti ha sostituito Lozano. Sì. Che aggettivo gli davi? Intelligente. E il terzo aggettivo è quando ha messo la difesa a 5. Per forza maggiore, là è stato un revival dei vecchi allenatori che dicono sempre la prima cosa: non prendere gol. Quindi insomma è stato. Quindi praticamente lungimirante. Lungimirante, bravo. Grazie mille. Ciao Tito. Buona giornata. Ciao Tito, grande Fedele scrive questo amico, voce della verità, e quest'altro amico Marco da Trento scrive: la moviola non è materia per Fedele. La moviola? Sì, la moviola. Quando lei ha commentato prima il rigore, il fallo di mani. Non sarà materia mia tecnica, nel senso di immagini, ma da un punto di vista tecnico e di regolamento è materia mia, non è materia degli altri. Allora sentiamo questo messaggio. Ma Fedele non sa nemmeno le regole del calcio, questo è uno che sulla cose così assurde. Fammi sapere quali sono le regole. Capisco col mai il suo personaggio. No, il tocco di mano, possiamo parlare con questo signore? Almeno adesso andiamo in pubblicità e proviamo a chiamarlo. Questo credo che chiami da Roma, perché era romano, ha visto. Allora gli insegniamo un po' il regolamento. Va bene, adesso andiamo in pubblicità, poi proviamo a chiamare questo signore. Grazie. Pubblicità. Marte Spotlight. Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele. Direttore, buon pomeriggio di nuovo. Dimmi caro. No, l'amico da Roma dice che sta lavorando e che non... È meglio che lavoro.
Va bene, Antonio da Bologna scrive: Gianluca, faccio una domanda, se si mettono le seconde linee, ovviamente, se eventualmente ti portano poi in semifinale o finale di Europa League, devono giocarla loro, non puoi mettere i titolari, no. Le seconde linee vanno a fare il lavoro sporco, che ne pensi? No, penso che poi lì devi guardare al risultato e alla possibilità di andare avanti. Siamo sempre nell'esasperazione del concetto. Va bene, Franco al telefono, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. In effetti, anche al direttore Fedele, buon pomeriggio. Dico questo, il Napoli si sta preoccupando per il rinnovo di Insigne, se ne sta facendo un caso, un romanzo e cose, che io non ammetto, in effetti, perché sta parlando con la società, può anche darsi che sia già d'accordo e attendano che scadano i contratti di Mertens e di Goulam a giugno per rinnovare, in effetti, che risparmiando la società risparmia un sacco di soldi. Ma io dico che si dovrebbe preoccupare anche e soprattutto del contratto di Ospina, che è un ottimo portiere, in effetti, e non ancora hanno rinnovato, perché poi per trovare un altro portiere bravo come lui, che penso che ce ne voglia sia di soldi, chissà se si riesce a trovare. Grande, grazie Franco, è stato chiarissimo. Mi trova abbastanza d'accordo. Io non so quando scade il contratto di Ospina. Sì, adesso lo facciamo sapere subito, direttore. Allora, scade nel 2024? No, se scade nel 2023. Allora, il contratto di Ospina scade esattamente nel 2022, quindi il 30 giugno 2022. Quindi l'anno prossimo. Io di Ospina non me ne priverei, perché è una garanzia da titolare, potrebbe essere anche una eventuale garanzia per un sostituto particolare. Va bene, direttore, le dico subito, ci sono un po' di messaggi. Questo amico, caro Fedele, negare le rapine della Juve significa essere in malafede o avere la testa sotto la sabbia. E poi quali sono le rapine? Evidentemente si riferisce a Juve Roma. Ma qual è la rapina? Quella di non aver subito il gol. Ma la rapina, se rapina c'è stata da parte dell'arbitro, o stiamo parlando di rapina perché ha rapinato il risultato? Se ha rapinato il risultato, sono d'accordo che praticamente non meritava vincere, ma sono quelle partite sporche che tu vinci, e pure il Napoli vince la partita sporca con Torino, lasciamo perdere. Ha giocato nettamente, però no, se poi si intende a un aiuto di Orsato, è stato all'incontrario, a mio giudizio. Orsato ha aiutato la Roma perché subito ha dato rigore. Senta, direttore, su questo argomento invece c'è scritto: Gianluca, puoi chiedere al direttore che si scandalizza sempre quando si fanno certi discorsi? Lui nel 2006 dov'era? E si è mai sentito parlare di calciopoli? Per quale motivo come non si no? potrebbe ripetere? Anzi, no? Forse si è già ripetuto e non lo sappiamo. No, io sono stato anche vittima, se forse questo ragazzo non si ricorda, ma il concetto si è fatto a me non piacciono le accuse che si buttano, si sparano. Le prove: nel 2006 ci sono state delle condanne, ci sono state delle gravi condanne, ma fino a che non si ha la certezza, no, a essere giustizialisti, no. 0816363 per intervenire in diretta con Enrico Fedele. Per Fedele, sul 339-666-9990 arriva questo messaggio: ma il Cammellone e Cosimino adesso come li vede? No, io credo che la gente non ha capito che sono delle mie provocazioni, dei nomi anche per la postura. Allora, il Cammellone nessuno vieta che un passo da Cammellone, no? Certo. Nel senso che è un ragazzo che, se gli danno il tempo di girarsi, gioca la palla, se viene marcato non la gioca, sta giocando in un posto non suo, si adatto, se non lo marcano, beh, ha il supporto dell'anguilla vicino. Siamo d'accordo? Sì. Su questo non c'è. Che domani non ci sarà vicino. L'anguilla domani, ci sarà Demme. Non lo so, ci sarà Demme. Vabbè. Non lo so. Quindi il Cammellone è il passo, la postura, non come calciatore, che è un calciatore che a me piace. Per quanto riguarda Cosimino, io ho avuto ragione in tempi non sospetti, e tu ne sei buon testimone, quando dissi: questo giocatore mi sembra Bolt, solamente deve fare un'ora e mezza di muro ogni giorno. E lo ha fatto anche in ritiro, anche in Trentino. È vero, non è vero? Lo ha fatto anche in ritiro. Bravo. In Trentino, davanti ai miei occhi. Ciro al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve. No, io non è che mi arrabbio con Fedele, veramente, con il signor Fedele, ma amore di Dio, no. Però quando ha detto il Napoli si è rubato una partita sporca, perché ne ha visto quando fa l'hanno fatto con la clipa di ma le partite sporche, Ciro, sono quelle partite che tu non domini. Ma non è una partita sporca, perché hai visto una bella partita. Così si dice. È un modo di dire non hai dominato. No, io non voglio offendere il signor Fedele, ma amore di, però io ci vado a partire e sono qui non frega, perché non lo so come sono io l'arbitraggio, come voglio dire. Grazie Ciro, grazie, è chiaro, direttore, effettivamente partita, Torino molto falloso, Torino molto falloso. Brava, questo è quanto ti mettono in condizione di non giocare, non so se mi sono spiegato. O quanto praticamente vinci per degli episodi particolari, pur meritanti. Il Napoli ha preso un palo, ha sbagliato un calcio di rigore, parlamici chiaramente, ma non è che ha avuto quella pressione, o portiere ha fatto miracoli, anzi i miracoli li ha fatti più Spina. Allora sono quelle partite che l'anno scorso noi abbiamo perso, pur giocando meglio, e adesso le vinci. Si dice sporca per dire di non aver dominato, di non aver fatto tante palle curve. Allora, ciao Gif, buon pomeriggio. D'accordo con un ampio turnover per domani sera in previsione del derby di Roma. Massimo Costa è d'accordo con il turnover, che sarà abbastanza ampio. Devo dire che la panchina del Napoli con Meretto, Angesus, no, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Petagna. Insomma, e poi le devo dire una cosa: si ricorda venerdì scorso a TV Luna, fuori gioco, io ho proposto il termine su il quesito su Mertens con la grafica, la slide, sì, sotto o sopra? E come vede, entra Mertens ha giocato da sottopunta, voi non eravate d'accordo? No, non è una questione di sottopunta, perché praticamente lui ha giocato al posto di Zielinski, certo, in una squadra che praticamente era rintanata nella propria area. Mertens non può fare la sottopunta in una partita intera. Poi quando lui deve entrare per spaccare la partita, perché che cosa ha più degli altri giocatori del Napoli? Ha il passo, ha il passo breve che scombina. Come infatti il gol, se vai a vedere, è stato un triplice, vai, dai e vai, di Mertens, triplice, che si è poi, diciamo così, ha spaccato lui, no? Ha spaccato lui il momento, la profondità, cioè. Dai e vai, la dà e va, Koulibaly di tacco fa una meraviglia, e poi c'è stato il colpo, diciamo così, di natica, che non guasta mai. Senza, direttore, lei che dice anche nella divisione delle partite 9-9 che il Napoli finora non ha giocato scontri diretti con le grandi squadre, no? tranne la Juve, che lei ha definito nola però in quella circostanza. Io sono andato a vedere l'altro record di 8-8 che appartiene al Napoli di Sarri, no? Quindi sì, Sarri e Spalletti hanno finora il record. Con chi c'è cosa? E glielo dico subito. Giocò con Verona in trasferta, Atalanta in casa. Bologna in trasferta, Benevento in casa, esatto. Lazio in trasferta, Spal in trasferta, Cagliari in casa e Roma in trasferta. 8 partite, Napoli-Inter 0-0 finì alla nona. Napoli-Inter finì 0-0. Quindi come vedi ci sono due partite importanti da Lazio. Quali sono? Lazio e Roma? Lazio non era quella di oggi. Lazio nel 2017, 4 anni fa, non era quella di oggi, direttore. Non mi ricordo, perciò non l'ho messo. Napoli vinse 4-1 quella volta. Perciò ti dico Lazio e Roma. Scusi, ho detto Lazio e Roma. Ma sì, però si equivalgono più o meno i cammini di quelle 8 e queste 8. Siamo con una partita in più, perché tu non hai giocato con una squadra forte, perché la Juve non era forte in quel periodo, mentre la Lazio e la Roma erano potenzialmente due squadre forti. Allora, ci scrive Pasquale dal Cile in questo momento, non so se Santiago del Cile o un'altra località, la saluta e ci saluta, caro direttore, vuole sapere la formazione per domani secondo lui, complimenti per la trasmissione. Beh, la formazione per domani provo a definirla io. Allora, Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly e Juan Jesus nei quattro di difesa, Fabian Demme ed Elmas a centrocampo, Lozano a destra, Mertens centravanti, Insigne a sinistra. Le piace? Sì. Non è male. Allora, con questo salutiamo il direttore Fedele. Ci sentiamo domani sera, poco prima della partita, direttore. Va bene? Buon pomeriggio e buon lavoro al direttore Fedele. Adesso sapete chi arriva? Ve li faccio sentire. Eccoli qui. Guardate, sentite. Ecco, per Beck.
perché te lo metti? Sono loro, guardate, le banconote. È magnifico. Ci siamo. Arrivano Vincenzo De Onestis, Diego Laurenti e Stella Stellina, che cammini nello spazio senza fine, ovvero, come avete compreso da quello che vi ho fatto ascoltare, la banda degli Onestis, che fa il paio con il cognome di Vincenzo. Dobbiamo salutare anche Giacomo e il nonno, che sono sempre all'ascolto. Chi sono Giacomo e il nonno, Gigi? Gigi, chi sono Giacomo e il nonno? Giacomo è la coppa del nonno, che ascoltano. Ah, Giacomo che ascolta Radio Marte, ma scrivi bene allora. Allora, salutiamo Giacomo che ascolta Radio Marte mentre degusta una coppa del nonno. Detto questo, arriva la banda degli Onestis, grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiano, grazie a voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, lo sport torna questa sera alle 19 puntuale con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Adesso la banda degli Onestis e come sempre con simpatia. Buon pomeriggio!